1 dell'Euro Formula Open da Silverstone riaccende ufficialmente la competizione dopo due mesi di pausa estiva con Toshiko Oyu che prende la leadership partendo dalla pole position, gestendo il compagno di squadra Dama Med. Un ottimo scatto invece per Billy Monger che riesce a superare Nicolai Kjærgaard, mentre finiscono fuori dai giochi subito Lucas Danner e Manuel Maldonado. Rientra ai box per sostituire il Musetto, il venezuelano cugino del più famoso Pastor, mentre si dovrà ritirare Lucas Danner. Linus Lundqvist riesce a recuperare due posizioni rispetto alla griglia di partenza, portando a casa qualche punto in più per la classifica di campionato. Enam Ahmed non riesce a tenere il passo di Toshiko Oyu nelle prime battute, ma prova a rintuzzare le attacche di Nicolai Kjærgaard, che nel finale di gara è più competitivo. Nelle retrovie un contatto fra Anne Williams per la nona posizione porta il pilota brasiliano ad avere la meglio nei confronti dell'australiano. Arriva la prima vittoria per Toshiko Oyu, che si porta così a casa anche i punti della vittoria dopo una sensazionale pole position in qualifica in quello che è il suo primo fine settimana dell'Euro Formula Open col team Motopart.